Per favore, apritemi! È inutile, ragazzo, sono andati tutti al torneo! Oh, che posso fare? Caio deve avere una spada! Guarda, ragazzo, guarda, là, vicino alla chiesa! Una spada! Oh, Anacleto, una spada! Temo che non sarà facile tirarla fuori. Ah, 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 attento, ragazzo! Meglio che la lasci dov'è! Ma Caio deve avere una spada! Avanti, vieni via, presto! Il prossimo sei tu, figliolo. Caio! Comincia a prepararti. Caio! Eccoti una spada! Ma non è la mia! Aspetta, Caio. Un momento. Chiunque estrarrà questa spada... Oh, ma è la spada nella roccia! La spada nella roccia? Non è possibile! Ma guardate, è lei! È la spada prodigiosa! Fermi tutti! Qualcuno ha estratto la spada dalla roccia! Dove l'hai presa, Semola? Io l'ho tirata fuori da un'incudine che stava su una roccia vicino alla chiesa. Costui è un giovane Sansone. Vuoi farti gioco di noi? Su, di' la verità. Ma è proprio così, signore. Allora vieni, provacelo. Torniamo insieme alla roccia. Sì, provalo, coraggio, provalo. Ecco qui, ragazzo, facci vedere il miracolo. Ehi, un momento. Ai! Chiunque può riuscirci una volta che è stata tirata fuori. Prova, Caio. Metticela tutta, con tutta la tua forza, noi. Fate provare tutti. Io. Fermi! Questo non è giusto! Io propongo di far provare il ragazzo! È quel che dico anch'io! Diamogli questa possibilità! Coraggio, figliuolo! Ce l'ha fatta! Questo è un miracolo voluto dal cielo! Questo fanciullo è il nostro re! Oh! Per Giove! Come si chiama il ragazzo? Semola. Ah no, volevo dire Artù. Viva Re Artù! Viva Re Artù! Viva Re Artù! Non posso crederci! Perdonami, figliolo, perdonami. Vi prego, signore. Caio, inchinati davanti al tuo re.